Ecco, siamo qua con Mattei Lupis, dell'omonima azienda. Ci troviamo a Prepotto, Prepotto del Carso, quindi siamo su una terra rossa, sul confine con la Slovenia e sul golfo di Trieste. Ciao Mattei. Grazie per l'intervista. Ciao. Inizierei subito col chiederti come nasce questa azienda vitivinicola, se puoi raccontarci un po' la storia e le persone che la compongono. Allora, l'azienda Lupins era nelle origini molto vecchia come azienda, la casa del Settecento. Ma prima, come dire, come tante aziende della zona, anche del Friuli, era un'azienda dove si produceva tutto, si aveva un po' di mucche, un po' di maiali. Poi man mano mio papà ha preso l'azienda da suo nonno negli anni 70, ha specializzato nella produzione di vino. Io ho preso l'azienda nel 2006 e poi l'ho portata avanti, ecco, ho ingrandito la linea e sono ancora di più specializzato nella produzione di vino. Adesso produciamo su una superficie di 8 ettari. Bene, ci troviamo nel Carso. Ci troviamo nel Carso, no? Quindi in una terra rossa molto minerale. Tu ci rispondi dalla vigna, ce la puoi far vedere questa terra molto particolare? Qui c'è i muretti a secco, tipico di queste zone, muretti a secco, questa pietra calcarea, tutta era rossa. Quali sono le difficoltà di lavorare questa terra? Certamente la più grossa difficoltà è la pietra qui da noi. Da una parte è una difficoltà, dall'altra parte ci dà questi vini molto molto minerali, ecco. Comunque la siccità sicuramente negli ultimi anni dire questo magari, però però comunque questi sono fattori che portano anche a una bontà del vino, a una qualità. Non è un vino di pianura, ma un vino di collina questo. Ok, e come si valorizza questo vino in cantina? Quali sono le tecniche che tu utilizzi? Beh, io in cantina, io sono agronomo come scuola, ecco, come università, non molto bravo in cantina. Io quello che provo a fare è produrre una buona uva, cioè sana, cioè, che mi piaccia, che cioè, l'importante quando la provo prima della vendemmia è che sia una uva che mi piaccia, e poi la porto in cantina e provo a non fargli niente tranne estrarre quelle cose che ho raccolto nel campo, nella vigna. Io, i vini che avete provato sono fatti praticamente, fanno una breve macerazione di 24 ore. Poi li decanto e vanno 9 mesi in legno e poi dopo senza travasi né niente, solo facendo betonage, li imbottiglio dopo 9 mesi. Quest'anno andiamo a imbottigliare intorno prima della vendemmia, intorno al 18 di agosto. Questo è un po' il procedimento, molto semplice. Ok. Quanti vitigni, quanti vini fai in tutto? Abbiamo per lo più 3 vitigni. Io produco con il mio vitigno, quello che sono più affezionato, e quello che sicuramente la mia famiglia ha dato molto, è la Vitosca, poi c'è naturalmente la Malvasia istriana e il Terrano, questi tre, ecco. I tre vitigni autoctoni del Carso, sostanzialmente, no? Non andiamo a sperimentare cose nuove, ma questi 3 vitigni e li studiamo. Bene, io ti ringrazio
della qualità virtuale nella tua vigna. Spero potremo venire a trovarti presto e a farci una bella camminata sull'altopiano carsico. E niente, ci vediamo presto. Buona serata. Ciao. Ciao, grazie.